nella finalissima tra l'Atletico di Madrid e il Benfica, gara che va a concludere la seconda edizione del Venice Champions Trophy. Atletico che prova da subito a impensierire Miguel Vieira, il portiere dei Lusitani, poi Carlo Viso Velasco, il tiro preso da Franco Ruiz e la gran parata di Miguel Vieira, ancora una volta protagonista il portiere portoghese. L'Atletico però insiste, ci prova un'altra volta, c'è il cross e la testa di Ivan Morsillo che colpisce il palo, era però in fuorigioco, non sarebbe stato comunque convalidato il gol, ma una buona occasione. Poi la risposta del Benfica, il tiro preso dalla lunga distanza, la parata del portiere, la punizione dell'Atletico, palla che si stampa sul palo, poi resta lì, gioco poi fermato dall'arbitro. Comunque un'altra grande occasione per l'Atletico di Madrid con il palo colpito su punizione. Poi c'è Moreira che si prende un tiro dalla lunghissima distanza, palla che si stampa sulla traversa, poi Diego, palla portata via dalla difesa. La migliore occasione per il Benfica era proprio questa nel primo tempo, con il tiro di Moreira che si è andato a stampare sulla traversa, poi Arza con il tiro, Vieira questa volta non è perfetto, para ma non riesce a trattenere il pallone, arriva il tap-in, la correzione firmata dal solito Ivan Morsillo Fernandez, nono gol nel torneo per lui, questo con cui va a battere Miguel Vieira per dare il vantaggio all'Atletico nel corso del primo tempo. Atletico 1, Benfica 0. Ripetiamo, non perfetto l'intervento del portiere portoghese. Seconda parte di gara con Moreira che rimette il gioco per il Benfica. C'è Tomé che porta pericolo alla porta difesa da Utrero Labrador con questo tiro che va a colpire l'esterno della rete. Poi la punizione battuta da Diego, va verso il secondo palo. Questa volta è il portiere dell'Atletico che non trattiene, lo colpisce Martin Ferreira, un altro giocatore che è stato spesso protagonista in questo torneo, difensore che però sa colpire anche in fase offensiva, più o meno simile a quanto è successo prima. Non trattiene il portiere dell'Atletico questa volta, viene battuto da Ferreira, c'era un fuorigioco sul secondo palo ma passivo e di un giocatore che non è entrato in azione. C'è poi una punizione battuta dall'Atletico Madrid, c'è una deviazione in mezzo all'area forse proprio di Moreira che spiazza il portiere Miguel Vieira e l'Atletico torna in vantaggio grazie a questa deviazione che manda in difficoltà il portiere lusitano. Difficile capire chi abbia deviato fra Moreira e il giocatore madrileno, tant'è l'Atletico torna avanti e prima della fine la chiude ancora lui, ancora una volta lui, gol numero 10 nella competizione per Ivan Morsillo Fernandez che batte Miguel Vieira e fissa il risultato finale di questo ultimo atto della seconda edizione del trofeo Venice Champions Trophy. Ivan Morsillo Fernandez, per risultato finale Atletico batte Benfica 3-1.